secondo me. Un bel panorama, tanto pubblico, una bella coreografia per chiudere queste tappe abruzzesi e Abruzzo del Giro d'Italia. Viva il Gran Sasso! Chiusura in bellezza, sentiamo già, come dire, la nostalgia e il rammarico che il Giro d'Italia da domani si allontana. Viva il Gran Sasso! È stato un gran successo, grande entusiasmo in tutto l'Abruzzo, dalla prima tappa alla Costa dei Trabocchi, poi Teramo San Salvo, la partenza da Vasto, questo arrivo magnifico sul Gran Sasso. Abbiamo offerto al mondo del ciclismo, ma non solo, insomma, ai grandi appassionati, sono decine di milioni in tutto il mondo, un'immagine splendida del nostro territorio. Già il ritorno in termini di turismo, di volontà dei tanti turisti, cicloturisti, che aumentano sempre di più grazie anche alle biciclette elettriche. Oggi ho fatto l'esperienza e posso dire che oggi una persona normale è in grado di fare queste salite che se no prima potevano fare solo i professionisti o gli amatori incalliti. Il ciclismo apre davvero, ha davanti a sé frontiere sempre più ampie. Noi abbiamo investito molto su questo, credo che questa settimana di ciclismo in Abruzzo sia stata davvero un grande successo, una cartolina da visita unica per il nostro territorio come mai si era visto per la regione Abruzzo. Il mare dei Trabocchi, la neve sul Gran Sasso, abbiamo veramente presentato una cartolina per un turismo in ogni mese dell'anno. Se è per questo ho preso anche la grandine salendo, quindi sì, non manca niente in Abruzzo, l'abbiamo sempre detto, non manca niente. Quello che era sempre mancato era la promozione, la visibilità, la capacità di far conoscere queste bellezze e questa ricchezza del territorio. È quello che stiamo facendo e siamo sicuri che già da quest'estate vedremo i risultati concreti di questo nuovo protagonismo della nostra regione.